Hai un pandoro, come in questo caso, o un panettone avanzato dalle feste e sei stanca di mangiarlo sempre allo stesso modo? Oggi ti do un'idea veramente facilissima e velocissima che renderà molto più gustoso ed appetitoso questo dolce e lo andremo a fare al gusto Ferrero Rocher. Iniziamo subito con il tagliare a fette il nostro pandoro. Le fette devono essere sottili. Mettiamo da parte. Adesso andiamo a creare la mousse che andrà a farcire il nostro zuccotto. Versiamo metà della panna per dolci in un pentolino e l'altra la andremo a montare. Cioccolato fondente, e quando il cioccolato sarà completamente sciolto, qui manca ancora poco per esserlo, lo lasciamo raffreddare. Cioè, guarda la goduria. Cosa c'è di più buono che panna e cioccolato? Wow! Rivestiamo con la pellicola trasparente una ciotola e lasciamola trasbordare un pochettino. In questo modo ci verrà più facile prelevare lo zuccotto una volta che si sarà raffreddato. Adesso prendiamo le nostre fette di pandoro, oppure panettone, o ancora puoi scegliere di fare il pan di Spagna o la pasta a biscotto. Sul canale trovi entrambe le ricette. Dato che siamo nel periodo natalizio, ormai è finito però, questo è stato il periodo, mi sembra giusto andare ad utilizzare questo, così non andiamo a sprecare nulla ed è un buon modo per andare ad utilizzarlo. Se necessario, taglio ancora le fette. In questo passaggio non bisogna essere precisi, l'importante è che rivesti tutte le pareti. Pigiamo un pochettino, così da dargli la forma. E lo bagniamo come si fa per il pan di Spagna con acqua e Baileys. In alternativa puoi usare del succo d'arancia, del caffè, oppure sempre acqua e un altro tipo di liquore. Ed adesso proseguiamo con la nostra mousse. Quindi la panna si è andata a raffreddare ed adesso andiamo a montare la restante panna con la planetaria. Panna pronta, la andiamo ad unire al cioccolato con movimenti dal basso verso l'alto per non farla smontare. Sto andando piano pianino perché ancora il cioccolato è tiepidino, quindi incorporiamo per bene i due composti ed a questo punto lo andiamo ad inserire all'interno del nostro zuccotto. Questo è un dessert perfetto anche per chi non è bravo in cucina, perché è veramente di una facilità estrema. A questo punto andiamo a sbriciolarci all'interno i Ferrero Rocher. Andiamo poi con un altro strato, altra bagna, altra crema, cioccolatino. Non è calorico questo dolce, no. Con tutte le feste che abbiamo passato ci siamo abituati. E chiudiamo con le fette. La crema che avanzerà ci servirà per ricoprire il nostro dolce. Un pochino di bagna. E richiudiamo il tutto con la pellicola, come se stessimo facendo un pacchetto al regalo. E riponiamo in frigorifero a consolidarsi per un paio d'ore. Mi è avanzato un altro po' di pandoro. Se vuoi, puoi unire quest'ultimo con la panna e creare dei tartufini che poi andrai a ripassare nel cacao amaro.